Carissimissime amiche, carissimissimi amici, buongiorno dal vostro caro giocherellone, ragazze e ragazzi. Il giocherellone che, come al solito, ogni giorno mi porta titoli spettacolari e anche giochi dedicati a voi. È proprio questo il caso di Zombie Ate My Neighbors. Ovviamente gli zombie hanno mangiato i miei vicini. Un titolo trash, un titolo da B-movie, un titolo uscito originariamente da parte della Lucasfilm, ovvero dalla LucasArts, per Super Nintendo, quindi un progettone. Zombie Ate My Neighbors ebbe un seguito che si chiamava Ghoul Patrol, praticamente, dove invece degli zombie c'erano i fantasmi da, diciamo, uccidere, ma questa ovviamente è un'altra storia. Vedete, ragazzi, i grandi amici che ovviamente continuano a giocare, a combattere praticamente contro i non morti. Andiamo a giocare questa volta stamattina in versione PC. Ovviamente questa non è, ovviamente verrà emulato il Super Nintendo, ma è il gioco uscito da parte della Disney, perché voi sapete che la Disney ha acquistato i diritti della Lucasfilm e della LucasArts, e che ha appunto fatto questa versione proprio per il mercato PC, includendo in questa collection i Zombie Ate My Neighbors e il suo seguito Ghoul Patrol. Va bene, usciti entrambi per Super Nintendo. Andiamo a vedere, in realtà per Super Nintendo, ma anche Sega Mega Drive, quindi ci mancherebbe, quindi per le console a 16 bit. Andiamo a giocare, ragazzi. Possiamo scegliere Zeke o Giulia, e si può giocare addirittura, ragazzi, in due giochi. Oh, che ricordi, si giocava da bambino con mio cugino, che invidiavo tantissimo perché lui aveva Nintendo ed io Sega, ma potevi giocare, mi sembra, anche su Mega Drive, per dirti. Quindi questa però è la versione per PC, praticamente inclusa nella collection di Zombie di Ate My Neighbors e Ghoul Patrol. Ghoul Patrol lo vedremo la prossima volta. Andiamo con Zeke, che ci ricorda ovviamente il mitico Valerione. Vedete, ragazzi, dobbiamo recuperare i vicini, praticamente, che stanno venendo assaltati dagli zombie. Abbiamo questo personaggio, abbiamo varie armi che possiamo ovviamente andare a cambiare. Vedete, ragazzi, la possibilità anche di prendere praticamente una mappa, praticamente, vedete le animazioni veramente bellissime. Vedete, dobbiamo recuperare praticamente questi vicini, attenzione ovviamente, e possiamo aprire anche alcuni elementi praticamente del gioco. Vedete, ragazzi, in questa maniera possiamo avere anche, diciamo, trovando anche altre armi, vedete, ragazzi, oltre che i proiettili, anche possiamo, vedete, ragazzi, andare a prendere sicuramente altre armi, ma addirittura, ragazzi, vedete, dobbiamo stare attenti perché anche i cani possono essere mangiati, quindi addirittura alcuni vicini possono essere, diciamo, assaporati da questi zombie. Stiamo usando ancora la pistola praticamente ad acqua, ragazzi, guardate qui, zombino, ecco qua, vedete un pochettino, e oltretutto dovremmo andare poi dopo a combattere con alcuni, vedete, ragazzi, guardate qui sopra cosa sta succedendo, veramente di tutto e di più. La pistola d'acqua che distrugge ad alta pressione gli zombie, che sono in realtà fatti in una maniera un po' bruttarello, però si tendono a liquefare, ragazzi, dobbiamo dire, avete dobbiamo buttare, a distruggere ovviamente questi zombie. Siamo attenti perché può succedere anche di tutto e di più. Grazie alla presenza praticamente delle chiavi possiamo, vedete, ragazzi, da qui sono generati praticamente gli zombie. Perché questo? Perché hanno buttato dei liquami tossici che hanno avuto praticamente una reazione con i corpi al cimitero e si sono ovviamente creati questi zombie praticamente. Attenzione, ragazzi, dobbiamo anche nuotare. Avete capito, in questo gioco si nuota, vedete, molto molto simile alla grafica, vedete, addirittura si è aperto qualcosa, in realtà si è aperto sì qualcosa, ma in realtà avevamo ancora qualcosa da fare. Vedete, ragazzi, il bello di questo gioco ovviamente è anche la colonna sonora, veramente una colonna sonora divertentissima, fantastica, eccezionale. Qui sopra andiamo a pigliare qualche cosa, abbiamo ad aprire qualche altra cosa, abbiamo preso forse tutti i vicini, ragazzi, non lo sappiamo. L'unica pecca di questo titolo è il game over brutale, infatti non sono mai riuscito a finirlo, più avanti diventa difficilissimo. Sì, è fatto così praticamente, è un gioco che ovviamente al fine di mantenere una forte longevità, ovviamente che cosa si andava a fare, questo è il radar che ci serve praticamente per capire dove ce ne dobbiamo, dove troviamo i vicini. Però quando si aprono praticamente, quando si apre la porta, poi dobbiamo ovviamente ricordarci dove avevamo quella porta. Conviene sempre comunque andare a prendere, vedete, ragazzi, tutti i vicini, quindi dov'è che si è aperta la porticella non ce lo ricordiamo più, e questo ovviamente è una cosa bruttariella, ragazzi. Guardate qui la mail, che cos'è la mail, ma qui da questa parte qua, certo, diventa molto molto difficile, quindi dobbiamo stare attenti. Abbiamo anche dei punti vita,
vita, che oh ragazzi, bombolone, ragazzi, bombolone qui sopra, vedete un pochettino, non mi ricordo dove si trova la porta che abbiamo aperto prima, quindi forse da questa parte qua. Attenzione, questi zombie quando ci vedono ci vogliono subito mangiare, quindi per esempio si rigenerano qui al cimitero e tendono ovviamente a seguirci. Vedete un pochettino, guardate questo, andiamo a pigliarli, facciamo anche un certo punteggio. Dove stavamo qui? Valerione non lo sappiamo. Eccolo qua ragazzi, perfetto, la nostra porta, ce ne andiamo e ci spostiamo nel prossimo livello. Un gioco veramente bellissimo. Vedete un pochettino, state attenti perché poi dopo alcuni vicini possono essere divorati dagli zombie, dai mostri. Non ci sono ovviamente solamente gli zombie, vedete il livello, che graphic design che ricorda molto i font da utilizzati in Deo Tentacle. Non sappiamo come ovviamente Valerione abbia giocato meno Deo Tentacle. Ragazzi, attenzione al soldato scelto, andiamo a cercare di vedere con la nostra pistolina. Vedete ragazzi, possiamo forse andare, vedete ragazzi, col mitico bombamibo, il bombolone praticamente, vedete un pochettino, e con le lattine praticamente di Coca-Cola gassosa praticamente, che ci aiuta. Attenzione ragazzi, la pistoletta si rivela essere forse la migliore arma, soprattutto in determinate occasioni. Certo, ci saranno dei mostri che sono molto più difficili degli zombie da distruggere. Non sprecate sicuramente i colpi, perché i colpi sono contati e ve li portate ragazzi addirittura di livello in livello. Vedete, poi alcuni vicini devono essere purtroppo salvati. Attenzione perché a volte vedrete determinate cose, per esempio vi faccio vedere questa parte qua, ovviamente vedete poteva essere aperta solamente attraverso, diciamo, questi grandi segreti, ovvero l'utilizzo di un'arma potente. Quindi veramente diventa un gioco assurdo sotto questo aspetto. Guardate un pochettino, eccola qua la bambina pazzariella, che ovviamente va a essere salvata, va presa. Ovviamente qui apriamo il bidone della spazzatura ragazzi, perché a volte ci piace vedere chi ha buttato qualche cosa. Vedete addirittura qui sopra il cassettino, addirittura il bambino che sta per essere mangiato dallo zombie. Lo andiamo subito a salvare, abbiamo preso la nostra pozione, la pozione ci permetterà di trasformare. Vedete, il vicino che è stato ucciso ragazzi, che dolore dietro, addirittura un mostro dentro l'armadio ragazzi, un mostro dentro il ketervir, veramente assurdo. Siamo attenti da questa parte qua, vedete un pochettino, attenzione alla signora che dice raccogli la spazzatura, raccogli, non tengo niente da fare, raccogli la spazzatura. Ragazzi, la teenagers, la cheerleader, che ovviamente tende a saltare, pigliamo i soldini che non ci serviranno sempre. Ovviamente attenzione ragazzi, perché qui possiamo veramente trovare qualcosa di bruttissimo. Vedete un pochettino, guardate un pochettino se ci sono, ecco qua, la generazione degli zombie arriva da qua ragazzi, l'esploratore magnosauro, vedete addirittura il medikit. Mamma mia ragazzi, è veramente un gioco fantastico, uno dei giochi più divertenti. Certo, ha un grave difetto, che è quello ovviamente di diventare sempre più difficile, dobbiamo dire la verità. E mamma mia ragazzi, qui sopra i colpi scelti, il gioco ci ricorda anche il mitico Smash TV, veramente un gioco che ha fatto la storia, del videogioco. Vedete ragazzi, qui sotto c'è qualcosa, ci sono dei colpettilli ovviamente di pistola da eventualmente andare a preservare. Vedete ragazzi, qui dentro dobbiamo stare molto molto attenti, ovviamente in questo caso dobbiamo utilizzare il bombolone praticamente. Vedete ragazzi, il bombolone che ci permette ovviamente di andare, vedete, a questo punto dobbiamo capire ovviamente dove andare da questa parte qua. Vedete un pochettino, cioè, passiamo per qui sotto, ma dove andare poi dopo non lo sappiamo. Ecco qua, ma è vero, si somigliano ai fonti Deo Tenta con la sorprendente avventura grafica con i viaggi nel tempo con vari personaggi giocabili. Certo che poi porteremo Manic Mansion, che è il primo episodio di Deo Tentacle, e poi porteremo praticamente il caro Deo Tentacle, titolo a cui sono veramente tantissimo affezionato ragazzi. Qui dobbiamo ovviamente, come Valerione ovviamente si ricorda, ragazzi, qui ovviamente andiamo a salvare Eugenio, qui ragazzi, il caro Eugenio che viene qui sopra salvato. Abbiamo una grande porticella, ce ne possiamo scappare ragazzi, qui non si scappa perché stanno arrivando veramente zombie dappertutto. Purtroppo ci siamo fatti scappare una persona ragazzi, molto molto triste, su cui subiamo dei punti e ce ne andiamo. Attenzione, livello 3 ragazzi, livello gustoso, livello veramente colloso. Vedete Terror in Isle, vediamo in Isle, ecco qua, vedete un pochettino qui sopra abbiamo l'hai chiappato il povero morto praticamente, addirittura il bambino ragazzi, il bambino, attenzione al bambino, chiappa il bambino subito. No, ragazzi, col bambino veramente brutto. Certo, qui ho sprecato una mitica
Ragazzi, attenzione perché qui avete le sorprese, avete le sorprese. Vedete il ragazzo che fa lo shopping praticamente qui sotto, c'è questo bambino che veramente sta in grande grande pericolo, ragazzi. E ovviamente voi che fate? Usate praticamente il bazookettone che purtroppo non funziona. Abbiamo anche altre armi, dobbiamo dire la verità. Qui c'è questo mouse che praticamente sta andando ovviamente ad arrivare, lo zoom che praticamente è andato a evitare praticamente, ragazzi, addirittura il clown che, se avete visto, ha l'icona praticamente, all'icona del clown di Deotenta, lui era bambino, il Chucky, guardate il bambolotto ovviamente assassino, ragazzi, veramente brutto, perché adesso iniziano ad arrivare mostri veramente assurdi, come potete vedere, guardate qui dentro, è questa sostanza che ci ricorda anche la sostanza del dottor Fred, come si chiamava lui, praticamente con l'incredibile, addirittura gli stecchetti di carne, pensa un pochettino, caro Valerione, la sostanza del dottor Fred, praticamente il dottor Fred andava praticamente a utilizzare della melma verde per far variare, per cambiare praticamente la potenza di Tentacolo Viola, veramente, ragazzi, era un gioco veramente fantastico, Devo Tentacle. E attenzione perché qui dentro potete trovare veramente tutte e più le scarpette da ginnastica, ragazzi, le scarpettine, vedete, abbiamo il nostro Chucky, vedete, abbiamo tutte di più. No, caro zombie, stai fermo con la cheerleader, veramente gli elementi di cassa, vedete, ce ne andiamo quindi a quest'altra parte qua, ragazzi, stiamo attenti perché qui sopra possiamo veramente trovare mostri. Il bambino, ragazzi, avete visto la grande potenza. E qui il pupazzo di neve, addirittura delle mele annurche che ovviamente possiamo andare addirittura a prendere praticamente. Andiamo di qua, è meglio che ce ne scappiamo, ragazzi, perché è difficile veramente, vedete, inizia a diventare difficilissimo. Il Valerione ci giocava col cugino ovviamente nelle giornate ovviamente di solitudine, quando non andava con le donne, pensate un pochettino. Livello quarto, ce ne andiamo, vedete un pochettino, senza Age Mayhem, ovviamente ci sono riferimenti anche ai cari vari film dell'orrore, ragazzi, le secchette di papà, eccolo qua, vedete, lo andiamo qui sopra a pigliare praticamente, il bombolone praticamente addosso, veramente, ragazzi, stavo dicendo anche una brutta frase, devo dire, attenzione, non lo pigliare praticamente da questa parte qua, lo ha segato praticamente in due parti. Ecco qua, questa parte ovviamente diventa veramente abbastanza difficile, dobbiamo dire la verità, perché abbiamo solo due bomboloni, questo bombolone, ecco qua, bombolone ancora praticamente, vedete un pochettino, è veramente le zeppole di mamma, Peter sta melannurca praticamente, vedete, con la melannurca ovviamente. Ragazzi, il grande trota che praticamente non è il mio piede, un bastoncino, mamma mia, ragazzi, c'ha veramente tagliato a pezzi, vi ho detto, è molto molto forte, è molto difficile, ragazzi. Andiamo a distruggere ovviamente l'acqua tozzaio qua, come si chiama lui, ma che purtroppo non riuscirà praticamente, vedete, ragazzi, ad andare praticamente qui sopra, vedete, con la gassosa, pietra sta gassosa, vedete, la bomba di gassosa, vedete, ragazzi, pensate, la polpa scelta, pietra e sostecchino praticamente, a volte dobbiamo quasi andare. Eccolo qua, ragazzi, l'abbiamo, diciamo, stordito, il tagliasegaio che veramente ci fa a volte anche del male, dobbiamo cercare ovviamente di scappare, abbiamo giocato in maniera un po' brutta, dobbiamo dire la verità, ecco qua, dobbiamo capire anche attraverso il tagliasegaio, ragazzi, che qui veramente ci attacca dappertutto, mamma mia, ragazzi, che distruzione, abbiamo anche il medikit, devo dire la verità, pieti questi broccoli ovviamente di carne, e ce ne andiamo da quest'altra parte qua, vedete un pochettino, qui abbiamo bisogno, ragazzi, di un bazooka, e vedete un pochettino anche i nostri oggetti praticamente non funzionano qui, senza distruggerli non possiamo ovviamente proseguire, e addirittura dovremmo sacrificare dei personaggi per andare praticamente a salvarli, ragazzi. Qui ovviamente la ragazza salterina che ama saltare sempre praticamente, quindi andiamo qui sopra a cercare di salvarla, vedete, ragazzi, e incredibilmente l'abbiamo presa tra le nostre braccia, il ragazzo con la sega in mano sa sempre a segare tutto, ovviamente, tutto quello che trova, il grande ragazzo che sega tutti praticamente, dobbiamo dire la verità, colui che sega tutti, ragazzi,
po' brutto ovviamente, da, a volte anche da dire, da pensare ovviamente, ma ci sono delle persone che sono fatte così, amano segare le persone, ragazzi. Andiamocene quindi da quest'altra parte qua. Qui sotto possiamo trovare anche degli elementi, forse degli elementi particolari, ragazzi. Vedete un pochettino qui sopra, dobbiamo, vedete, non riusciamo a passare. Ci serve che cosa, ragazzi? Forse la gassosa, ragazzi. Vedete, pigliamo la gassosa, non ce la facciamo, ragazzi, perché ci serve il bazuchettone che forse non troveremo mai. Vediamo un pochettino, e quindi dovremmo attirare colui che sega tutti direttamente nella nostra grande trappola. Vedete, ragazzi, è proprio labirintico, come potete vedere. Quindi forse dobbiamo salire per sopra e poi ovviamente ficcarci da qualche altra parte qua, ragazzi. Qui è tutto un muro di mattone, guardate un pochettino il nostro mitico amico, il ragazzo che con gli occhialini, praticamente con gli occhialini per vedere la tridimensionalità che andava fortissimo soprattutto in quei tempi, ragazzi. E beh, dobbiamo dire che senza determinati oggetti non possiamo certo proseguire, ma non ci arrendiamo, ragazzi. Va, vieni di qua amico caro. Vedete, ragazzi, dobbiamo ovviamente farlo venire, ecco qua, facciamo venire questo con la sega, ecco qua. Vedete un pochettino, vediamo un pochettino se riesce, ragazzi, da questa parte qua. Perfetto, apri tutto, ma apri anche qua, apri questi elementi. Perfetto, il bambinello, fammelo salvare, fammi salvare il bambinello e fammi passare anche direttamente da questa parte qua. Vedete, grazie a questo qua che è pronto a segare, ragazzi, noi ci liberiamo praticamente di questi, ovviamente, di questi posti. Praticamente entriamo, eccolo qua, il sega tutto, che praticamente è pronto praticamente per prendere tutto, ragazzi. Ci manca solo un personaggino, dobbiamo stare attenti soprattutto guardando sul radar dove questo si trovi. Però come potete vedere ci troviamo in una bruttissima situazione, ovvero i mostri che vanno qui a tagliare le siepi. In realtà, vai, bravo a papà, apri sta sega, apri questa cosa, e abbiamo capito che il gioco ha una certa difficoltà. Il povero Valerione ce l'aveva detto, un gioco che sarà difficile, giocherellone, per te ovviamente finire se non con i cheat code, ma noi non li utilizziamo. Gliel'abbiamo fatto vedere praticamente al carissimo ovviamente Valerione, perché è un gioco della sua infanzia, Zombie Ate My Nightmares, un gioco sicuramente simpatico. Abbiamo due personaggi che possono essere usati, abbiamo anche il museo, vedete un pochettino, ha detto intervista agli sviluppatori, la galleria praticamente, vedete ragazzi, la grande, se vedete, ragazzi, ci racconti come è stato lavorare su Zombies, praticamente Zombie at My Nightmares. Vedete un pochettino all'epoca in cui l'abbiamo progettato, era di tutto un gioco del filone dei classici giochi arcade di una volta. Grazie, mi hai risvegliato, che la ricordi, vedi, e noi ti facciamo guadagnare punti e vite extra. Vedi come funziona praticamente, volevo che ci fosse il giocatore dovesse continuare a correre e sparare. In un certo senso questo gioco era un omaggio a tutti i giochi arcade classici con cui siamo cresciuti, rappresentava la possibilità di giocare da casa, proprio come se ci si trovasse una sala giochi di fronte sempre nuove, per vedere fin dove si era capaci di arrivare. Vedi l'uomo anziano, in cui la maggior parte delle persone non arriva mai alla fine, vedi come valere per quanto è lungo. Era proprio quello che volevamo, lo scopo era di poter continuare ogni volta all'infinito. Quindi pensate un pochettino, è per questo che lo definisco il gioco arcade con la console. Quindi proprio l'intento dello sviluppatore non era farti finire il gioco, ma farti praticamente giocare a tutta forza. Il progetto lo appassiona, come potete vedere, lo sviluppatore, ogni game designer ha sempre tanti di quei giochi che vorrebbe realizzare addirittura, e quindi questo era un gioco in cui abbiamo parecchio, mentre lavoravamo ad altri progetti, un'idea unica nel suo genere, un gioco d'avventura di ragazzi contro mostri pieno di gameplay. Volevamo qualcosa del genere, sono sempre piaciuti i giochi che non ci finiscono mai, volevamo poter giocare per ore. Quando ci si è presentata la possibilità, abbiamo lavorato un piccolo toolset che permettesse di generare rapidamente numerosi livelli, da qui 56 livelli del gioco. 56 livelli, Valerio, tra questi ce ne sono molti nascosti. L'idea era di creare la più grande varietà possibile di livelli. Pensate, perché uno dei nostri obiettivi era fare in modo che i primi 20 livelli addirittura fossero completamente diversi da loro, ognuno in qualche modo a tema, ispirato a un film di mostri già noto al giocatore. Era questo il nostro obiettivo principale, doveva essere unico e offrire al giocatore esperienze di lunga durata. Vedete un po' qual è la trama di Zombies, qual è Valerio, qual è questa trama. Praticamente quando abbiamo iniziato a lavorare su Zombie noi avevamo una vera e propria trama, eravamo grandi fan di giochi come Robotron e vecchi giochi arcade, dove c'erano molti livelli di avventura. E l'avventura di Valerio, quando firmammo il contratto con Konami per pubblicare il gioco, ci chiesero una trama, addirittura Konami ci chiese il gioco, alla fine stabilimmo
confermo che all'origine dei mostri c'era Dr. Tung, Dr. Lingua, che li creava nel suo laboratorio e li liberava. La trama, insomma, non era particolarmente complessa, come possiamo vedere, ragazzi. Fondamentalmente si trattava di una lotta tra ragazzi e mostri. Lo della mummia, vedete, ragazzi, com'è stato il processo di produzione di zombie. Il processo di produzione, ragazzi, tempo prima, quando lavoravo all'interfaccia di X-Wing, X-Wing di un programmatore da Lucas, avevo avuto modo di imparare un po' di linguaggio script che mi ha permesso di creare qualche effetto grafico, visto che volevamo impostare il gioco come una lotta tra ragazzi e ogni genere di mostri. Dovevamo ottenere un'autorizzazione legale che stabilisse fin dove potevamo spingerci con le parodie dei film sui mostri. Come potete vedere, ognuno dei livelli è una parodia di un film famoso sui mostri. In sostanza, fu quello il punto di partenza. Creiamo circa 36 livelli di gioco ed era già di una durata elevata. Al momento di firmare il contratto per la pubblicazione con Konami, ci vollero alcuni mesi per finalizzare pratiche e aspetti legali. Così, non avendo di meglio da fare, che cosa fece lui? Praticamente creiamo altri 20 livelli di gioco, pensate un pochettino, e aggiungiamo alcune cose richieste da Konami, il finale con il Dr. Tong e altri, ovviamente nascondiamo alcune chicche extra, addirittura vedete ragazzi, con la presenza di un lanciafiamma nascosto, potevamo lavorare senza fretta e avevamo tutto il tempo necessario per inserire i dettagli extra che volevamo aggiungere. Cosa rende unico Zombies? Praticamente questo titolo, ovviamente particolare all'epoca in cui abbiamo realizzato Zombies, abbiamo pensato a un gioco di gestione delle risorse. Infatti il gioco consiste nel gestire le risorse, costruite armi che spruzzano acqua santa, proiettili d'argento contro i lupi mannari, vedete ragazzi, altre tutte le armi per combattere i mostri. E poi che ci dice? Vedete ragazzi, la parte segreta: per vincere occorre procurarsi questi risorsi all'inizio, date che andando avanti ne abbiamo messe a disposizione sempre meno. Avete capito ragazzi, bisogna anche gestire le risorse dei vicini. Che cosa vuol dire questa cosa? Se i vicini vengono eliminati il gioco finisce, vedete, e non credo che la gente fosse abituata a giocare in questo modo, assolutamente no, dovendo gestire tutte queste cose. Per tutti è un'esperienza nuova, ci sono parecchi livelli, sei costretto a programmare in anticipo. Qualcuno prova a mantenere in vita un solo vicino per cercare di completare rapidamente il livello, ma è un modo di giocare piuttosto rischioso, perché se quell'unico vicino muore il gioco è finito. Quindi ci sono almeno un paio, ecco qua, per chi vuole semplicemente procedere è meglio cercare di risparmiare il più possibile le armi, mantenere in vita almeno 10 vicini, ci vorrà di più a concludere il gioco, ma hai più possibilità di arrivare alla fine. Credo che all'epoca in cui lo realizziamo i giochi di gestione delle risorse fosse qualcosa di nuovo, sicuramente soprattutto arcade, così come la possibilità di giocare in più modi, certo, e avendo inserito anche molti oggetti nascosti eravamo certi che giocare ripetute volte fosse stato, si trova sempre un livello nascosto, qualche arma nascosta. Ecco qua, qual è stata la sfida più grande che avete affrontato per sviluppare Zombies? Qual è stata la sfida più impegnativa nella realizzazione di Zombies? È stata probabilmente mantenere il gioco sempre nuovo. Ecco qua, abbiamo lavorato molto sui primi 20 livelli di gioco, pensate un pochettino ragazzi, volevamo che i ragazzi pensassero questo gioco ha sempre qualcosa di nuovo che non ho mai visto prima, assurdo. Abbiamo dedicato un sacco di tempo a testare questo aspetto, l'abbiamo messo a punto in modo tale che ci giocava una volta, avrebbe raggiunto al massimo il sesto o settimo livello, nel frattempo avrebbe visto molti dettagli, giocare sarebbe stato invogliato a continuare a giocare a livelli. Dopo circa 20 livelli qualcosa inizia a ripetersi, almeno nei temi, vedete ragazzi, ma quei primi 20 livelli sono davvero fondamentali per far appassionare al gioco i ragazzi. Un altro aspetto piuttosto complicato dello sviluppo qual è del gioco è stato quello della doppia schermata, quale che avremmo voluto inserire all'inizio, ma quando non abbiamo potuto farlo sulla Super Nintendo, sulla console Super Nintendo, siamo stati costretti a trovare una soluzione diversa in modo da multitap. Dobbiamo fare in modo di tenere i due giocatori sulla stessa schermata, ma cercando di farli divertire entrambi, perché in un gioco puoi trovare parecchi trampolini praticamente, con cui i giocatori possono trovare i muri saltando. Come sono progettati per permettere questo, il più possibile da una parte all'altra di queste limitazioni, ma senza restare intrappolati, in modo che entrambi possano muoversi su percorsi separati, uno accanto all'altro. Insomma, questo dei due giocatori è un aspetto davvero complicato, ma credo che l'abbiamo risolto. Nessuno si è mai lamentato per la mancanza della doppia schermata, ma se avessi la possibilità di trovare indice e rifare tutto da capo e di avere un hardware migliore per progettare il gioco con la doppia schermata, era la mia prima occasione per realizzare un gioco originale a cui tenevo davvero, pensate un pochettino questo signore. Quindi c'è tanta passione in questo progetto, tanto entusiasmo, era un piccolo team, si potrebbe dire un progetto sperimentale, perché non avevamo un editore. LucasArts aveva intenzione di lanciarsi nello sviluppo dei giochi su cartuccia, ma non aveva ancora stabilito che avrebbe dovuto occuparsi della cosa. Io lavoravo con Dean Sharp ed era un ottimo programmatore, il famoso Dean Sharp, e Tony Hiss ha sviluppato gran parte del lavoro. Noi ci limitavamo a provare il gioco, quindi non faceva niente praticamente questo signore, sempre in modalità multiplayer, eravamo sempre molto presenti. Per
essere sicuri che quello fosse davvero il gioco divertente che volevamo, posso dire che è stato veramente un momento speciale. Guarda, del bimbone, non capita così spesso di poter fare esattamente quello che desideri. Lo sapevi questo, Valerio Caterville? Vi aspettavate l'accoglienza clamorosa che ha avuto il gioco? Io direi di no, non ci aspettavamo un'accoglienza del genere. Addirittura, vedete ragazzi, ma non avevamo un editore, quindi non c'era la Konami, ragazzi, dopo aver sviluppato circa 36 livelli del gioco, che cosa ha fatto? Con un boss che era come un ragno gigante da combattere, cosa ha fatto, ragazzi? Un finale che non era niente di speciale. Andammo dal Consumer Electronics Show e lasciammo a disposizione un gioco per provare, addirittura, vedete un pochettino, e mentre Don e io davamo dimostrazioni e mostravamo alle persone come funzionava il gioco, facendo presente che non avevano, così fecero vivi vari editori, tutti molto sorpresi del prodotto, vedete ragazzi, e ancora più sorpresi nel sapere che nessuno l'aveva ancora pubblicato. Assolutamente, questo permise a LucasArts di ritrovarsi a dover scegliere tra un nutrito elenco e di investire il loro denaro per pubblicare il gioco. Ci accordammo con Konami, che si è rivelato un buon partner, non un ottimo ma un buon partner. Aggiunsero una serie di dettagli che volevano vedere nel gioco. Noi avevamo abbastanza fiducia nella qualità dei prodotti Konami, ci mancava. Alla fine il gioco uscì e vendette parecchie più copie del previsto. Addirittura, vedete ragazzi, non mi sarei mai aspettato che sarebbe diventato il gioco di culto di cui si parla ancora oggi si parla, ragazzi, soprattutto nei bagni. Quali erano le costruzioni, misura, hanno condizionato le scelte che avevano fatto. Quando stavamo sviluppando Zombie at My Nightmares c'erano solo due piattaforme di gioco. Quali erano? C'erano Sega Genesis, sarebbe Mega Drive e Super Nintendo, e quindi entrambi presentavano restrizioni completamente diverse tra loro. Certo, per quanto riguarda la Super Nintendo, nonostante secondo me avesse una migliore palette di colori, aveva molte limitazioni nel numero di oggetti, certo, non solo gli oggetti ma anche la lentezza, poteva apparire sulla linea di scansione dello schermo, per cui a volte eravamo costretti a tagliare il numero dei mostri. Vedete ragazzi, la palette di colori, come dicevo, era splendida, ma potevamo utilizzare meno personaggi. L'ambiente di gioco è costruito da piccole unità grafiche squadrate, e con la Super Nintendo ne avevamo a disposizione di meno, vedete, rispetto a Mega Drive. Sviluppare il gioco per due diversi sistemi contemporaneamente ci costringe a fare qualche scelta drastica per ognuno dei due. La scelta non si rende perfetta, che non basta portare il gioco all'altro sistema, perché ciascuno ha delle caratteristiche differenti. Se vuoi il gioco che funzioni al meglio, allora bisogna svilupparlo in modo che funzioni su entrambi. E certo, certo, e mi sorprende sempre incontrare in giro persone che hanno giocato a Zombie at My Nightmares. Alcuni mi hanno detto, pensate un pochettino cosa gli hanno detto: sei tu che ci hai creato Zombie My Nightmares, ci giocavo quando avevo 5 anni. Ecco qua Valerio Caterpillar. Sono felice di sapere che è stato un gioco speciale per così tante persone, anche per Valerio, ragazzi, è stato speciale. Mi sono davvero divertito a realizzarlo. Spero, ecco qua, il miglior amico di Valerio, che qualcuno possa ancora divertirsi a giocare. Winner, il vincitore, vedete ragazzi, il vincitore Zombie at My Nightmares. Veramente assurdo, ragazzi, l'intervista che forse Valerio voleva sapere, voleva conoscere. Che bella storia appassionante, ora lo adoro ancora più, e lo sapevo, Valerio, che ti affezionavi. Guarda qua, guarda un pochettino qui chi c'è, praticamente Zic e Zizzo, ecco qua Zizzolone, praticamente vedi un pochettino schermo intero, la copertina della versione Super Nintendo, il mitico flyer che ricorda poi dopo proprio i film di Romero, no guarda un pochettino, grandi animazioni di giocatori, guarda le anime dei mostri, guarda qua animazioni dei giocatori, animazioni dei mostri, animazioni dei vicini, praticamente vediamo un pochettino, vedi l'animazione dei giocatori, guarda i giocatori, i mostri, guarda il mostro, il bambino, te lo ricordi, il quello là sempre armato di sega che segava tutti, il fungo viscioso, il mummione, guarda lo slime, guarda l'alieno dal cervello di gomma, il mitico formica, l'essere di gomma praticamente qui, il lupo mannaro, guarda cammina Alessandro Arcangeli quando vede la Coca-Cola, Frankenstein, addirittura il dottore pazzo, guarda succhia che mai si consuma e si trasforma, i vicini, la signora che dice viva la F e non vogliamo sapere cosa, il cane che scodinzolava pronto a mangiare di tutto, la cheerleader che non porta gli slip, il signore che porta gli slip ma che ha il biscottino, il bambinello ovviamente lasciato dalle mamme sconsiderate, ovviamente il soldato scelto che è stato abbandonato, l'esploratore Indiana Jones, pensa un pochettino, e la coppia che non avendo più nipoti, più figli da badare, praticamente forse non, che non li ha mai fatti, invece
invece di accoppiarsi, forse perché il biscottino di lui non funziona più e lei ovviamente è tutta seccolotta nelle parti basse, va a fare i viaggetti, ragazzi, e la ragazza ovviamente pazza, che sfoga le sue energie in questa maniera. Il barbecuista, che tendenzialmente morirà di cancro all'intestino, per questo ovviamente carne bruciata che va a mangiare, e questo ovviamente Zombie Ate My Nightmares. Ma giocheremo, ragazzi, anche prossimamente a Goal Patrol, quindi preparatevi perché sarà una live sempre dedicata a Valerio Ketervir. Gioco Zombie Ate My Nightmares, sicuramente un gioco retro abbastanza difficile, gli diamo un bel 8, gioco veramente divertentissimo che fa il verso a tante produzioni in maniera forse comica o forse non comica, praticamente di produzioni di B-movie, ovviamente i film dell'orrore. Oltretutto un bellissimo prodotto e divertentissimo anche da giocare in due. Tendenzialmente si potrebbe giocare sia la versione Mega Drive che quella Super Nintendo, che sono ovviamente un pochettino differenti tra loro, e addirittura qui abbiamo gli obiettivi, ragazzi, gli obiettivi del gioco. Questa è la versione ovviamente PC, pensate un pochettino, quindi veramente una cosa assurda. Oggi la Lucasfilm Games è di proprietà della Disney, pensate un pochettino, che detiene i diritti anche su Guerre Stellari, forse non so se lo sapevate questo. Va bene, signori, che dirvi, io vi ringrazio sicuramente per aver visto la mia live. Saluto Valerio Ketervir, a cui dedico questa live addirittura di gioco molto di un gioco sparatutto, tendenzialmente diciamo più action che sparatutto, legato al mondo dei mostri. Stupendo davvero, viva Valerio, viva i mostri, viva i giochi retro. Ovviamente io vi ringrazio per la visione, ragazzi. Se vi piacciono i miei video, iscrivetevi e fate iscrivere i vostri amici, condividete il video, mettete mi piace, potete fare le vostre richieste sia privatamente che pubblicamente, ma addirittura in live. Ma vi consiglio soprattutto di non solo di donare se volete far crescere direttamente il canale, ma anche di abbonarvi, così oltre che ovviamente a partecipare economicamente con quel poco, quegli spiccioletti al canale, potete addirittura evitare di vedere le pubblicità, quindi cosa che vi consiglio sempre di fare, soprattutto durante le live. Per il resto, gli altri social network del Giocherellone, dove addirittura sta nascendo l'amore su Discord, li trovate nel box informazioni. C'è Discord, ma c'è anche Telegram, pagina Facebook, il blog, di tutto e di più, Reddit, TikTok, ragazzi, veramente fantastico. Io vi ringrazio, 2 minuti pausa e torno di nuovo con voi con un incredibile video games. Ciao a tutti, al vostro Giocherellone.